tutti, bentrovati. Doverosa apertura quest'oggi con l'ondata di aria calda prevista per i prossimi giorni sulle nostre regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori. Lo notiamo da questa cartina che evidenzia le anomalie di temperatura rispetto alla media dello scorso trentennio. Vedete un valore medio di 12 gradi al di sopra della media su gran parte del nostro centro-sud, e 12 gradi si riferisce al fondo scala di questa mappa, ma i valori in realtà potrebbero essere anche più elevati di quanto qui esposto. Il motore di questa situazione lo possiamo evincere dall'analisi che si prospetta guardando l'immagine satellitare. Notiamo una depressione arenata al largo delle coste atlantiche che va a richiamare tutta l'aria fredda in uscita dal polo. Vedete un nuovo nucleo di aria fredda che si porta dal mare di Norvegia verso le isole britanniche, punterà il suo asse verso ovest e andrà dunque ad rialimentare questa depressione, alla quale però nel frattempo progredirà verso levante, andrà a posizionarsi al largo del Portogallo, dove vedete andrà ad incentivare la formazione di una nuova depressione, di una nuova perturbazione. Sarà proprio questa che, sprofondando poi con l'asse sul Nord Africa, andrà a richiamare aria calda verso la nostra penisola a partire da domenica e per diversi giorni nel corso della prossima settimana. Notiamo anche che tra le due strutture, quindi tra l'anticiclone nordafricano evidenziato con questo gran sereno e le nubi legate alla depressione atlantica, si snodano un nucleo di correnti sull'occidentale, un letto di correnti che poi va a lambire l'arco alpino, dove proprio nel fine settimana si genereranno condizioni di relativa instabilità. Si potranno avere rovesci sparsi, anche qualche temporale. Ne parliamo tra poco. Intanto analizziamo la carta prevista a livello del mare per le ore 12 di domani, sabato 16 aprile. Notiamo il letto delle perturbazioni che scorre oltre Alpe e fa da cerniera tra l'asse depressionario che coinvolge la Scandinavia e il vicino Atlantico e quello anticiclonico che preme invece dal Nord Africa. Una situazione che poi andrà rinnovandosi nel corso della giornata di domenica. Ecco, vedete, il fronte scorrimento si avvicina all'arco alpino, dove dunque si avrà un certo peggioramento delle condizioni atmosferiche con temporali che potranno sconfinare in serata anche verso le zone pedemontane della pianura padana settentrionale. Ma notiamo che intanto il nuovo nucleo di aria fredda è andato ad alimentare una nuova depressione, la vediamo qua al largo del Portogallo. Sarà proprio questa che andrà a prelevare aria calda dalle dune del Sahara e la piloterà verso le nostre regioni centro-meridionali. Quando usciremo da questa situazione anomala? Beh, per il momento si possono solo evidenziare le linee di tendenza a lungo termine con la media d'ensemble. Questa carta ci mostra appunto il campo di altezza geopotenziale in quota, quindi a 500 hectopascal, e della pressione al suolo evidenziata con le isobare bianche, previsto per la giornata di sabato 23 aprile, quindi sono 7 giorni di distanza. Uno scenario che vedrebbe capovolto completamente l'asse della circolazione, con una saccatura polare puntata verso l'Italia. Ovviamente la notevole distanza temporale dall'evento ci impone prudenza, lo vediamo anche da questa mappa riferita ai vari scenari previsionali elaborati dal modello americano GFS, e la cui dislocazione è ancora piuttosto confusa. Torniamo con i piedi per terra con le indicazioni per la giornata di sabato 16 aprile. Notiamo la moderata instabilità che interessa le regioni alpine e prealpine e soprattutto quelle settentrionali, con qualche rovescio possibile nell'arco della giornata, altrove tempo asciutto con alternanza di annuvolamenti e schiarite anche ampie. Temperature al di sopra della media del periodo su tutte le regioni, scirocco che inizia a soffiare sulle nostre regioni meridionali. Passiamo alla tendenza per domenica con una buona indice di affidabilità, possibilità di temporale lungo l'arco delle Alpi e delle Prealpi nel corso della giornata, con qualche sconfinamento serale anche verso i settori padani pedemontani, comunque posti a nord del Po, altrove tempo che si mantiene asciutto e in prevalenza soleggiato, pur con qualche banco nuvoloso di passaggio, senza conseguenze. Le temperature che tornano ad aumentare in modo sensibile a partire dalle nostre regioni meridionali e l'inizio dell'ondata di caldo che abbiamo visto prima. Per il momento è tutto, vi saluto, a presto da Luca Angelini.